Bin so froh, Herr, dass ich bin da. Invitiamo il fratello Frank. Grazie. Esprimo innanzitutto la mia delusione qui adesso. Avrei voluto ascoltare un tale amen dall'assemblea ed anche Dio. Ciò che è stato detto qui in pochi minuti era così prezioso, così straordinario e le persone rimangono in silenzio. Anche nell'Antico Testamento, quando Dio dichiarò le dodici parole di benedizione, tutti dovevano rispondere con un amen. Tutti dovevano rispondere con un amen. Per essere sincero, io non so se possiamo continuare in questo modo. Dio deve ascoltarlo, che noi siamo toccati nell'interiore, che la parola di Dio è indirizzata a noi. E la cosa successiva è, voi sapete come l'ultimo messaggio alla Chiesa inizia. Ve lo leggo in Apocalisse capitolo 3 e poi canteremo pure vieni dall'alto vieni spirito del Signore noi non siamo qui soltanto per ascoltare la parola di Dio siamo qui per riceverla per crederla e sperimentarla noi dobbiamo andare nell'interiore avendo l'amen per la parola Apocalisse capitolo 3 verso 14 e all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose dice l'amen egli è l'amen il fedele è vero testimone il principio della creazione di Dio non la creazione del cielo e della terra, non la creazione delle cose visibili, la creazione di Dio. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Alziamoci in piedi e cantiamo, vien dall'alto, vieni Spirito del Signore. Oh Caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi ti chiediamo la guida e l'ispirazione del tuo Santo Spirito. Noi mettiamo tutta la riunione sotto la protezione del sangue dell'agnello. Caro Signore, Soltanto la tua parola sarà una lampada ai nostri piedi. Abbi la tua propria via con noi e possa il frutto per l'eternità apparire e possa la tua parola compiere ciò per cui è stata mandata. Tu l'hai mandata a noi. Tu ce l'hai rivelata. Tu hai fatto in modo che la parola scritta diventasse una vivente e rivelata parola. Benedicici e sii con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Anch'io vorrei dare il benvenuto ad ognuno di voi. Saluto tutti, in ogni popolo, lingua e nazione. Se i nostri fratelli in Cile dovessero ora ascoltare la parola, Dio volendo, il 7 ottobre alle 13.30 arriverò a Concezione. Se dovessero ascoltare a Lima, Dio volendo, arriverò. Il 9 ottobre alle 12.05. Questo è il viaggio più lungo, con 18 stazioni. E confidiamo nel Signore, che Gli farà ogni cosa bene, dandoci grazia nel viaggio. Una parola per tutti i fratelli nel ministero, dai differenti paesi che sono qui, dalla Repubblica Ceca dalla Slovacchia, dalla Francia, dal Belgio, non sentitevi trascurati, dalla Romania, da ogni posto, non sentitevi trascurati. Noi apprezziamo voi tutti e amiamo ognuno di voi e crediamo che Dio vi piazza lì dove siete per la testimonianza come i nostri fratelli hanno riconosciuto in Africa, per portare la stessa parola, la stessa rivelazione che Dio ci ha dato per portarla avanti. Noi abbiamo ascoltato un rapporto che dopo la riunione in Africa, i fratelli erano di nuovo venuti in contatto gli uni con gli altri. Le separazioni erano giunte alla fine. I fratelli hanno lasciato le loro vie e sono stati portati indietro nella via del Signore. E l'unità dello Spirito è stata restaurata. Perché realmente... Sono sempre i fratelli nel ministero che causano divisioni. Mai le persone, mai il gregge, è sempre il pastore. E perciò Dio ha già parlato per mezzo del profeta Ezechiele. Ci sono pastori che cibano se stessi e Dio vi darò pastori secondo il mio cuore. E questo accade naturalmente anche nel nostro tempo. Siamo veramente molto riconoscenti a Dio che il timore di Dio e la riverenza verso la sua parola è stata messa nel nostro cuore. E che veramente... Ogni interpretazione della parola è disgustosa e nauseante per noi. E non è appropriato dire questo qui. Tuttavia le interpretazioni causano talvolta persino il voltastomaco. Non si possono sopportare. E sapete perché? Perché vengono dal nemico. La prima interpretazione errata della parola riconduce al giardino dell'Eden. E come il fratello Branham, del continuo, ha sottolineato, egli ha detto, non è stato un intero capitolo. Non è stato un intero versetto, ma soltanto una parola che fu cambiata o aggiunta. Ed è stato questo, è stato questo. E perciò in questo luogo noi non possiamo tollerare nulla, realmente nulla, a meno che sia la santa parola di Dio. E questa non è stabilita soltanto su un passo della scrittura, ma sempre su differenti passi della scrittura. Perché abbiamo quattro Vangeli se uno fosse stato sufficiente? Perché abbiamo il Libro degli Atti? Perché abbiamo il profeta Isaia e Geremia ed Ezechiele e Daniele? e tutti gli altri se una parola profetica fosse stata sufficiente e poi abbiamo l'antico e il nuovo testamento realmente in piena armonia questo lo dico realmente sempre con una soddisfazione interiore il dottor larken l'ha contato ed ha scritto che nel Nuovo Testamento ci sono 845 citazioni dell'Antico Testamento. Dunque il Nuovo Testamento contiene l'evidenza che tutto quello che Dio ha detto dal principio è stato adempiuto. e può essere verificato. E quando poi diciamo che Dio fa tutte le cose secondo la sua parola, allora dobbiamo andare direttamente al principio e dire Giovanni il Battista era un profeta promesso. E poi dobbiamo continuare ed andare avanti in Luca capitolo 4, il nostro Signore prese il libro del profeta Isaia lo lesse e disse oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi e se andiamo in Luca 24 lì è scritto non doveva ogni cosa essere adempiuta quello che è scritto di me nella legge di Mosè nei salmi e nei profeti Ogni cosa concernente il Redentore è stata scritta: tutto ciò che concerne i Redenti è scritta. L'intero piano di salvezza del nostro Dio è stato prefigurato e messo per iscritto in anticipo, e si adempie fino al compimento: in questo luogo. Noi abbiamo messo l'accento principale sulla parola, proprio come il Signore l'ha rivelata al fratello Branham. Noi non parliamo in merito ai terremoti, non in modo particolare riguardo a loro, ma per tutti quelli che ne hanno sentito parlare, per oggi il grande terremoto è stato predetto. La distruzione della costa ovest degli Stati Uniti d'America, la rottura della faglia di Sant'Andrea. E il fratello che ha pronunciato ciò l'ha reso molto semplice. Egli ha detto: Se accadrà, allora potrete chiamarmi profeta. E se non accade, allora dimenticatelo. Più facile di così non si può renderlo. Noi tutti sappiamo che il fratello Branham l'ha visto. Los Angeles, naturalmente nel 1906, è stata quella città che Dio ha scelto su questa terra per fare la breccia tramite l'effusione dello Spirito Santo dopo duemila anni. E qui non è buono quando si menziona Azusa Strette e il signor Parham e persone che l'hanno testimoniato. La domanda è naturalmente cosa è accaduto da allora? Le stesse persone che furono riempite con lo Spirito Santo prima della prima guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale hanno testimoniato ancora del ministero del fratello Branham, almeno la maggior parte di loro. Ma se si guarda ciò, allora niente di utile è stato lasciato per Dio. È diventata una nuova organizzazione o differenti organizzazioni la Trinità e le persone dell'unità, naturalmente, ci sono i differenti movimenti pentecostali e tutti, non solo le persone trinitarie che parlano così tanto in lingue fino a questo giorno, ed essi parlano riguardo a Dio. Perché quello che Dio ha realmente detto loro addirittura non lo implicano nel programma divino. Da quando Dio parla nello Spirito e passa accanto a tutte le sue promesse, no. Quando Dio parla attraverso lo Spirito, allora egli conduce nelle promesse e nell'adempimento. E perciò noi naturalmente riconosciamo che è da Dio. Dunque, accadrà. E al riguardo, il fratello Branham disse a suo figlio Billy Paul, che è nato nel 1935 se non erro,: Tu non arriverai ad essere un uomo anziano, che i pesci del mare nuoteranno laddove ti trovi adesso. Molto bene. Dunque, egli a quasi 70 anni e noi non sappiamo quando accadrà in questo posto noi non diamo valore al giorno o all'ora noi diamo valore al fatto che la chiesa viene chiamata fuori lavata purificata e preparata Finché il compiacimento di Dio resti sopra di noi ed il suggellamento con lo Spirito Santo possa realmente avere luogo. Che non sia soltanto un'unzione dove noi poi parliamo, ma la rivelazione tramite lo Spirito, dove Dio parla, dove Dio parla attraverso lo Spirito, secondo la Sua parola. Voi tutti potete dare un'occhiata in Luca capitolo 1, Luca capitolo 2, indipendentemente. Sia Maria, sia Zaccaria, sia Simeone, tutti quelli sopra i quali venne lo Spirito di Dio, loro tutti citavano una scrittura dopo l'altra. Perché? Perché essi erano condotti dallo Spirito di Dio. Il nemico usa sempre lo stesso trucco. Egli rimane col soggetto, anche con i soggetti della Bibbia, ma evita la verità. Egli naturalmente è l'opposto della verità. E quando egli dice una menzogna, allora egli parla dal suo profondo intimo. Come Dio, il quale ci dice la verità, ed egli stesso è la verità. Egli parla dal suo profondo intimo. Giusto alcuni punti adesso, per avere davanti a noi come sia necessario comprendere la parola di Dio in modo corretto. Penso qui al tempo della riforma. Fra pochi anni, nel 2017, saranno 500 anni e in quel tempo le persone che credevano e che venivano battezzate dovevano attraversare terribili persecuzioni. Secondo la storia, circa 6.000 persone nel tempo in cui si ribattezzavano le persone dovettero dare la loro vita e sapete a motivo di quale scrittura? Efesini capitolo 4 verso 5 un solo signore una sola fede un solo battesimo in quel tempo si presero il diritto di chiamare tutti coloro che erano battezzati biblicamente li chiamavano eretici perché dicevano che non ci poteva essere un secondo battesimo. Secondo la Bibbia ci poteva essere un solo battesimo perché è scritto un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E tramite questo unico battesimo essi erano secondo la loro comprensione erano battezzati nella Chiesa di Stato. E così era. Era così per quelli, ma non per Dio e non per i veri credenti. Così da quel tempo le persone sono state realmente in difficoltà, perché anche il più privilegiato uomo di Dio, Martin Lutero, che ebbe una meravigliosa esperienza di salvezza, quest'uomo disse, siano maledetti tutti gli anabattisti. Egli, a causa dell'interpretazione sbagliata che il battesimo, che in effetti non è neanche un battesimo, è così che lo dico, basandomi sulla Sacra Scrittura, vale a dire, lo spruzzare non è un battesimo. Un battesimo avviene tramite una sola immersione. L'uomo in primo luogo deve essere convertito, deve avere un'esperienza con Dio ricevendo il perdono dei peccati prima che possa essere battezzato. Ma a causa dell'interpretazione errata che ci deve essere un solo battesimo e un solo Signore, perciò è venuta la condanna di coloro che erano condotti dal Signore per essere battezzati. Pensate semplicemente a ciò. Satana ha potuto usare l'interpretazione errata, vale a dire, perché la parola non era stata rivelata loro. Egli cattura le persone e le tiene in schiavitù e la gente non ha compreso che Dio ha fatto un nuovo inizio. Ciò mi ferisce direttamente, che Satana continuamente prende la parola di Dio per fuorviare le persone con essa, perché egli la altera. Perciò, in mezzo a noi, l'enfasi... È sul fatto divino che abbiamo bisogno della rivelazione tramite lo Spirito. Qui anche le differenti traduzioni della Bibbia non aiutano. Io naturalmente ne ho un paio in differenti lingue, tuttavia questo non è sufficiente: si deve avere realmente la rivelazione tramite lo Spirito di Dio. Non solo che comprendiamo Matteo capitolo 28 in modo appropriato, anche tutte le altre scritture possono essere comprese soltanto tramite la rivelazione dello Spirito Santo. Perché il battesimo ed il battesimo con lo Spirito Santo, così il battesimo in acqua biblico, è il nostro consenso a Dio. Che noi abbiamo accettato la salvezza ricevendo il perdono. Vorrei leggere al riguardo la parola in primo Corinzi capitolo 12 per dare un po' di luce al riguardo dalla parola. 1 Corinzi capitolo 12 e in primo luogo il verso 12 e il verso 13. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Così è anche Cristo. Tuttavia, qui Cristo ci viene già mostrato come il capo della Chiesa, come il capo. E il corpo è dunque la Chiesa. Leggiamo il verso 13. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Non in una Chiesa, non in una religione, ma in un corpo e non in qualche specie di corpo in qualche modo, ma nel corpo di Gesù Cristo che è formato da molte membra viventi di figli di Dio nati di nuovo. Dunque, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e gentili lasciate che legga di nuovo questo verso infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo giudei e gentili schiavi e liberi e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Noi vediamo come realmente aspettiamo la seconda parte qui molto presto. Dunque, non è soltanto un battesimo. Questa è una parte che noi facciamo da parte nostra in obbedienza alla parola. E poi Dio dà il suo amen. E questo è poi il battesimo con lo Spirito Santo, perché così è scritto nel Libro degli Atti, capitolo 2, versi 38 e 39. Ravvedetevi e siate battezzati, ognuno di voi, nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Appartiene a ciò. Non soltanto il battesimo in acqua, ma il battesimo con lo Spirito Santo appartiene a ciò. E chi legge Matteo capitolo 3 vedrà che il nostro Redentore è andato davanti a noi mostrandoci la via. E sono accadute entrambe le cose. E gli disse: Ci conviene adempiere ogni giustizia. Giovanni lo battezzò. Egli non lo asperse, non spruzzò sopra di lui, ma lo battezzò. E quando egli uscì dall'acqua, accadde: il cielo si aprì. E lo Spirito di Dio discese. Adesso egli era l'unto che poteva iniziare il suo ministero. E nella stessa maniera è con noi. L'ubbidienza alla parola deve essere nuovamente eretta. Menziono giusto questo perché adesso ci sono persone che dicono. Ma noi siamo già stati battezzati quali credenti e poi ci sono quelli che possono dire io sono già stato battezzato da fanciullo e poi sono stato battezzato qua e là, io ho incontrato delle persone che erano già state battezzate tre volte, tuttavia mai correttamente e poi sono stati battezzati per la quarta volta, tuttavia in realtà per la prima volta. Perché le prime tre volte non contavano affatto. Dunque, quando la Sagra Scrittura dice un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, allora con ciò si intende l'unico Signore. E questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi ritorniamo in 1 Corinzi, capitolo 12, verso 3. E nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E quando diciamo che Egli è il Signore, allora confessiamo tramite ciò che c'è un solo Signore. E questo Signore è Dio. E Dio è il Signore. Dunque ritornare sempre indietro alla completa testimonianza della Sagra Scrittura. Il nemico, lasciatemelo ripetere, il nemico interpreta in modo sbagliato ogni parola e schiavizza con ciò le persone. E talvolta loro sono condotti da una prigione all'altra. Tuttavia Dio ci conduce nella libertà nella libertà dei figlioli di Dio, perché colui che il figliolo rende libero è veramente libero. Dunque, tutti quelli che sono stati in qualche modo spruzzati e aspersi o come accade pure continuamente tramite tre immersioni nel nome, non voglio ripeterlo qui, Forse per questo no, io scriverò al riguardo che nell'originale, in tutti i manoscritti, lì Matteo 28 verso 19 non è nel modo in cui l'abbiamo oggi. Lì realmente era scritto, Eusebio, uno degli eruditi della Chiesa, egli lo conferma, originariamente veniva dichiarato... In Matteo 28, lo dico semplicemente, andate in tutto il mondo, ammaestrate tutti i popoli e fate discepoli, battezzandoli nel mio nome. Così è scritto in ogni manoscritto. Soltanto allora, quando hanno diviso la deità, allora hanno avuto bisogno di ricoprire ciò. Ed è stato nascosto dietro questa formula. Ed entrambi sono eresie. La dottrina della Trinità e la dottrina del battesimo in una Trinità. Dio è uno, anche se Egli si è rivelato a noi, quale Padre nel cielo, nel Figlio sulla terra e tramite lo Spirito Santo in noi egli rimane uno e il medesimo per tutta l'eternità. Dunque, se qualcuno è stato battezzato una volta ed anche due volte, una volta da piccolo e una volta da grande, dimenticatelo oggi e per sempre. Soltanto quando voi credete, quando credete biblicamente, ed avete ricevuto il significato del battesimo tramite la rivelazione dello Spirito, vale a dire come Paolo l'ha espresso non solo nella lettera ai Romani, nel capitolo 6, ma anche ai Colossesi e qua e là: che noi in primo luogo dobbiamo morire con Cristo, essendo crocifissi con Lui, e poi essendo sepolti con lui tramite il battesimo. I neonati non sanno nulla di quello che è accaduto al Calvario. Il nemico è riuscito realmente, fino a questo giorno, a fuorviare le persone. E poi, quando diciamo con tanta pena nel nostro cuore, che anche tutti quelli che hanno gustato la coppa di salvezza, che dicono di aver sperimentato la grazia di Dio, nonostante ciò rimangono in tutte le dottrine tradizionali, senza uscirne fuori. Allora, essi non hanno riconosciuto l'ora in cui viviamo adesso. Poi, loro non comprendono che adesso... Non è il tempo dei compromessi in cui le religioni si uniscono. Questo può accadere dove il nemico ha il suo dominio. Ma nella Chiesa del Dio vivente deve ritornare il timore di Dio. Si deve ricevere la sua parola con riverenza, dicendo Signore. Sono d'accordo con te. Io dico amen alla tua parola. Quando per esempio Pietro o Paolo o Filippo hanno battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, allora noi diciamo amen a questo. Tuttavia chi dice amen? Soltanto chi si lascia collocare biblicamente. E quando poi si ascolta dalla bocca dei fratelli, specialmente quando vengono dal pieno Vangelo, che il fratello Branham diffondeva false dottrine perché egli non predicava la Trinità e neppure il battesimo trinitario e specialmente perché egli mostrava alle donne il loro posto. Voi tutti lo sapete che difficilmente c'era una predicazione nella quale il fratello Branham non si indirizzava alle donne. E perché? Perché nel 1933 gli fu mostrato che le donne avrebbero ricevuto il diritto di votare, che avrebbero lasciato il posto che Dio aveva dato loro, esercitando delle professioni nella vita quotidiana e cosa è accaduto da allora? Le famiglie soffrono. Tuttavia, veniamo adesso al punto. Ci si è allontanati così tanto al punto che uno dei più grandi evangelisti della guarigione venne dal fratello Branham e gli disse, lascia che io preghi per te. Tu stai distruggendo il tuo ministero. Tu hai un ministero da Dio, uno speciale ministero. Tuttavia, stai distruggendo il tuo ministero perché attacchi sempre le donne e così via e poi il fratello Brana disse se attraverso il ministero che Dio mi ha dato avviene la distruzione perché allora egli l'ha mandato questo io non lo credo Dio manda un ministero per uno scopo specifico. E noi riconosciamo per grazia che tutti i grandi uomini passano accanto a quello che Dio ha fatto. Per loro segni e prodigi erano quello che realmente aspettavano. E cosa è rimasto? un'intera generazione che cerca segni e prodigi. E chi si trova nei paesi cattolici, specialmente nell'America centrale e del sud, o chi va a Fatima o a Lourdes o qua e là, le persone vanno là, vanno in macchina fin là. Gli storpi vanno là per essere guariti. Tuttavia, cosa ha detto il fratello Branham? Il corpo più ammalato è il corpo del Signore Gesù Cristo. Questo è il corpo che ha bisogno di guarigione, guarigione divina. E la medicina, Dio stesso l'ha detto. Non c'è medico, non c'è balsamo in Galad. Dio ha ogni cosa pronta per noi. Tuttavia noi dobbiamo arrenderci a lui dicendo da ora in poi la mia propria convinzione non conterà più. Da ora in poi sono convinto della verità tramite il tuo spirito e tramite la tua parola. La convinzione deve venire dallo Spirito di Dio e poi non ci ammaestriamo più gli uni gli altri, ma Dio ammaestra noi tutti per grazia. Ci sono delle cose, per esempio, se guardiamo a Gerusalemme, e lì fa più male. Quando accade a Roma, allora... È una cosa per noi, dove il nemico ha eretto il suo seggio, e da dove egli governa la terra. Egli è tuttora il principe di questo mondo, il Dio di questo mondo che esercita la sua astuzia nei figlioli della disubbidienza. Così è scritto e così è fino a questo giorno. Ho udito di recente, c'è stato un dibattito in televisione, se Paolo realmente poteva essere stato un cittadino romano, perché egli stava in Israele. E il gentiluomo... Discuteva su questo e quello, invece di guardare alla storia per vedere che l'anno 63 fu un anno speciale e l'anno 30 avanti Cristo fu l'inizio del dominio dell'impero romano. E Paolo nacque come Saulo da Tarso, già come cittadino romano, come egli stesso afferma nel libro degli Atti. Tuttavia si cerca una via d'uscita e quello che vediamo adesso fratelli e sorelle non è naturalmente a caso, è di nuovo l'apparizione dell'antico impero romano sotto il dominio di Roma. Ogni trattato importante viene firmato a Roma e si deve sapere che da lì Procede il dominio mondiale. Non solo urbi e orbi, quale benedizione alla fine dell'anno o a Natale, ma il dominio mondiale viene esercitato. Ma quando pensiamo a Gerusalemme, allora in un certo qual modo il dolore è in noi. Ed io ho dovuto pensare specialmente in merito ad un passo della Scrittura. Che in, Israele, che in Israele è il più importante. Difficilmente c'è un passo della scrittura che potrebbe superare Esodo 23 verso 19. Perché è stato reso così importante, io non lo so. Forse perché è stato frainteso. E anche la traduzione non è corretta, paragonandola al testo originale. Lo leggo. Avete preso il testo in Esodo 23 verso 19? Porterai alla casa del Signore Dio tuo il meglio delle primizie della terra. E allora viene il passo della scrittura molto importante per i giudei ortodossi. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Certamente ci sono delle casalinghe in mezzo a noi, anche delle buone casalinghe, ne sono certo. Tuttavia, fino a questo giorno, io personalmente non ho mai sentito che qualche genere di carne venga bollita in qualche tipo di latte. La zuppa di latte è zuppa di latte e la zuppa di carne è zuppa di carne. È così che io so fino a questo giorno. E cosa abbiamo fatto? Il fratello Kramer è veramente un buon aiuto per me. Noi abbiamo dato un'occhiata nella traduzione dell'anno 1861. E sapete? Cosa dice il testo là? E tu non bollirai il capretto finché succhia il latte della madre. Pensate un po' a questa grande differenza. Secondo il Signore, il capretto doveva stare sette giorni con la madre. E gustare il latte della madre. Soltanto l'ottavo giorno poteva essere sacrificato. Ed ora è realmente scritto: io lo leggo di nuovo, E tu non bollirai il capretto finché succhia il latte della madre. Dunque, non durante i sette giorni dove il nascituro succhia il latte della madre ma aspettate finché questa attività sia terminata e poi consacratelo a me l'ottavo giorno si potrebbe andare in Levitico 23 tuttavia dico semplicemente qui com'è facile che sorga l'interpretazione sbagliata quando non c'è la rivelazione e quando ripeto qui oggi che non è sufficiente confrontare le traduzioni, io potrei riempire la mia scrivania con differenti traduzioni da sinistra a destra. La rivelazione viene soltanto da Dio e arriva quando ne abbiamo bisogno. Allora Dio ce la concede. E vi dico pure perché... Dio dà la rivelazione. Perché noi non lo sappiamo da noi stessi. Non siamo abbastanza intelligenti da conoscere tutte le cose. E perciò siamo abbastanza umili da lasciare che Dio ci riveli ogni cosa. E questa è naturalmente la grazia che Dio ci ha dato. Quando poi andiamo in altri passi della scrittura... Lì Il nostro Signore dice nell'Evangelo di Giovanni alla donna al pozzo, in Giovanni capitolo 4, nel verso 22, e gli dice «la salvezza viene dai giudei». E già ci sono abbastanza giudei che dicono «senza di noi non c'è nulla con voi, voi dipendete da noi». Perché la salvezza viene dai giudei. Quando si ascoltano tutte queste differenti interpretazioni, allora si deve realmente iniziare a sentirsi diversamente. La salvezza viene da Dio. Con questo voi potete andare in Romani, capitolo 9, dal verso 5 tutti i patti, ogni cosa che Dio ha fatto con Israele, forse dovremmo leggerlo, Romani capitolo 9, io credo realmente che sia lo Spirito di Dio che vuole smascherare adesso tutti questi trucchi del nemico, il quale prende la parola di Dio dando alle persone una corda per appenderli. E questo deve terminare. Deve terminare nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E per questo è necessario che noi veramente prendiamo tutti i passi della scrittura che appartengono a ciò. Qui abbiamo Romani capitolo 9, dal verso 4, cioè gli Israeliti, ai quali Appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Questo è meraviglioso, è così che noi crediamo: Dio scelse Abramo, Isacco e Giacobbe, i padri, le dodici tribù. E il nostro Signore venne da questa stirpe pura, tuttavia, Gesù Cristo, il nostro Redentore, non era naturalmente né giudeo né Gentile, egli era l'Emmanuele, Dio manifestato in carne giustificato nello Spirito. E perciò i giudei danno valore al fatto che i bambini sono sempre attribuiti alla madre. Maria fu soltanto una portatrice, lei era madre. Dio ebbe la paternità tramite lo Spirito Santo. E perciò sta scritto... Il santo che nascerà da te è dallo Spirito Santo e sarà chiamato il figlio di Dio. Chi ha detto qui dei nostri fratelli come il chicco di grano che è messo nel terreno con tutta la sua qualità spunta nella raccolta? Così sarà con ognuno di noi. Se lo comprendiamo o no, noi siamo diventati figli e figlie di Dio a causa dell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. E poi, in Galati 4, dal verso 4, che noi in lui, il figlio, siamo annoverati come figli. Ed anche in Romani, capitolo 8, dal verso 26, fratelli e sorelle, tutto questo non è stato dato giusto per osservarlo, ma affinché lo crediamo, affinché lo sperimentiamo e che giungiamo all'ubbidienza della fede affinché alla fine il compiacimento di Dio possa restare sopra di noi e che noi tutti diventiamo partecipi della natura divina con tutte le promesse che Dio ci ha dato ed affinché lo Spirito di Dio possa effettuare il suggellamento per grazia. Ora, Giusto per toccare brevemente il suggerimento di che si tratta, nel profeta Daniele, a Daniele fu detto sigilla il libro fino al tempo della fine. E se possiamo andare adesso in Apocalisse capitolo 5 e indicare quello che Dio ha fatto nel nostro tempo, affinché sappiamo che le due cose sono scritte. E in primo luogo che il libro sarebbe stato sigillato e poi sigilla la parola nei miei discepoli. Voi potete leggerlo nel profeta Isaia nel capitolo 8. Entrambi vanno insieme. Quando il libro sigillato viene aperto e la parola viene rivelata, e quando poi la riceviamo, allora accadono tutte e due le cose. In primo luogo, l'apertura dei suggelli di ciò che era sigillato, e poi la parola che Dio rivela e mette nel nostro cuore viene rivelata sigillata lì. Questa è la sostanza divina, il contenuto divino. E qui dobbiamo dirlo in modo veramente forte. Dio non è in alcuna interpretazione. Realmente no. Io ho udito oggi dal nostro fratello da Luanda, come le persone si oppongono a questo tipo di predicazione, come loro con ogni mezzo combattono contro ciò, anche contro il portatore della parola, combattendo con ogni mezzo per renderlo inaffidabile. È impossibile. Questo ci rende tristi, ma non così preoccupati. Dio ha l'ultima parola e noi osiamo dire che ogni interpretazione, ogni interpretazione è dal nemico e che Dio non può essere trovato in alcuna interpretazione. Vi si trova soltanto chi dà alle persone una corda per appenderli. Noi non abbiamo nulla a che fare con le interpretazioni, perché abbiamo ricevuto il vero significato della parola. Ora veniamo al punto tanto controverso in Apocalisse capitolo 10: quando Dio, e lasciate che velocemente. Torni indietro in Daniele 12, dove ogni cosa gli fu rivelata in merito ai quattro imperi mondiali, riguardo all'Anticristo, riguardo all'ultimo impero mondiale in modo particolare. Tutti i dettagli gli furono rivelati. E ciò non soltanto tramite ispirazione: l'angelo Gabriele venne a lui e gli parlò della visione che egli aveva visto. Egli semplicemente disse: Quello che tu vedi ora nella visione è in questo e in quel modo. E gli diede chiarezza. Daniele non ebbe bisogno di interpretare, a lui il vero significato gli fu rivelato sul posto. Ma ora il paragone: ogni cosa fu rivelata e messa per iscritto. E poi sigilla il libro fino al tempo della fine. In Apocalisse 10 niente è stato scritto di quello che i sette tuoni hanno proferito. Doveva essere sigillato senza essere scritto affinché nessuno possa averne accesso. L'amen non è stato abbastanza forte. L'amen non è stato abbastanza forte. Noi dobbiamo ritornare alla parola e lì leggere precisamente e averlo rivelato dallo Spirito. Fratelli e sorelle, per un certo tempo o per un certo numero di giorni mi sono indirizzato in certi passi della scrittura e ho realmente investigato e investigato continuamente. Ho pensato, mio Dio, in Africa ho detto alle persone, sebbene sembro ancora abbastanza giovane, ho tuttavia alcuni anni dietro di me. E poi naturalmente abbiamo riso un po'. Tuttavia, la scrittura che io cercavo l'ho trovata questa mattina. Dio si è ringraziato. Romani, Romani capitolo 11 verso 25 perché fratelli non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi cosa disse il nemico ad Eva? Voi sarete savi. Diventerete, savi, diventerete savi, diventerete savi, i vostri occhi si apriranno. Sì, diventerete come Dio, vedrete ogni cosa, saprete ogni cosa. Cos'era ciò? Cos'era l'essere savi? Cosa c'era nell'albero della conoscenza? Il serpente e la morte, la separazione da Dio. Fratelli e sorelle, non interpretazioni, ma la parola nell'originale. Poiché ce e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Ed oggi vi dico, unendomi a Pietro, e questa non è soltanto una confessione, questa è la verità, e questa è la parola che vi predichiamo quale Vangelo eterno. William Branham non ha portato all'esistenza una nuova religione, né una nuova denominazione. Egli ci ha portati indietro alla fede dei padri, alla parola originale degli apostoli e dei profeti. E qui né i profeti e né gli apostoli sono il punto centrale. Il fondamento era allora ed è oggi Gesù Cristo, essendo edificati sul fondamento, sulla pietra angolare. E Gesù Cristo è anche la pietra della vetta. Dio sia ringraziato per il ministero profetico. Dio si è ringraziato per l'apertura dei suggelli. Dio si è ringraziato per ogni cosa che gli ha fatto. Dio sia ringraziato poiché Egli ci conduce tramite il suo spirito nella sua parola. Non c'è alcun bisogno in mezzo a noi di essere savi nei nostri concetti questo accade soltanto voi tutti lo sapete la caduta viene soltanto quando qualcuno dice io sarò io sarò e poi è troppo tardi i cinque io sarò alla caduta di Lucifero io mi esalterò io sarò come l'altissimo io salirò al monte dell'assemblea poi tutti potete leggerlo. È scritto in ogni Bibbia. Lasciate che dimentichiamo una volta per tutte ogni io sarò e lasciate che ci sottomettiamo con tutto il cuore alla volontà di Dio. Non la mia volontà, ma la tua. La tua volontà. La tua volontà sia fatta sulla terra come in cielo. E poi Ritorna il timore di Dio. E poi anche i fratelli che non accettano la correzione oggi vedranno che il giorno giunge alla fine con le loro interpretazioni. Giusto ancora un'osservazione. Chi ha testimoniato tutto questo a livello internazionale? Quanto spesso cavallo e cavaliere sono stati cambiati? Quante dottrine dei tuoni? Questo è quello. E poi di nuovo un altro. Non voglio affatto andare nei dettagli. Con Dio tutte le cose rimangono come erano. E quando venite qui, e questo è per tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano, noi non abbiamo nuove rivelazioni né nuove dottrine. Noi abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione dello Spirito di Dio che ci guida in ogni verità. Non vogliamo di più e neanche di meno, ma soltanto quello che Dio ha preparato per noi. E il nostro Signore dice, se la mia parola dimora in voi, e ricordate il paragone della tentazione del nostro Signore, e della caduta voi sarete savi. Oh, com'è bello quando un predicatore può salire sul pulpito dicendo: Ho ricevuto una rivelazione, posso dirvela adesso. Oh, ciò fa sentire il predicatore così bene perché egli sa più delle persone che sono sedute là. Ma quando la sua conoscenza passa accanto a Dio, Cosa devo fare con questo? E con questo io intendo dire tutti quelli che camminano su delle vie false, presentando falsi insegnamenti in merito ai sette suggelli, in merito ai sette tuoni ed ogni genere di cose, e senza neanche sapere quale specie di calamità portano sopra di loro e sugli altri. Possa una volta per tutte essere così con noi che per noi conti soltanto la parola del nostro Dio. Ed ogni altra cosa sia per gli altri. A cosa serve quando diciamo a tutti gli altri che sono nell'errore? Se quelli che sono nel messaggio del tempo della fine hanno portato più errori sull'agenda di tutte le chiese messe insieme. Sin dal tempo della riforma. È incredibile cosa viene detto là. Noi prendiamo le distanze in tutto il mondo da tutto quello che è sotto il termine messaggio del tempo della fine o qualsiasi termine possa essere. Se non è in linea con la parola di Dio, allora non abbiamo nulla a che fare con ciò. Dio vigila soltanto sulla sua parola. Quando le persone distribuiscono pezzi di stoffa di preghiera che vengono posti da qualche parte per 35 anni, allora ciò riguarda loro. Io non li distribuisco. Per me è sufficiente un fazzoletto. E se qualcuno lo vuole, può averlo. E se qualcuno crede che il fedelo Branham ritornerà per avere una missione con la tenda, allora che lo creda. Io non ho una promessa per quello nella Bibbia e lascio a Dio quello che Egli fa. Tuttavia posso credere e predicare soltanto quello che è scritto nella Bibbia. Amen ed ancora amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Cantiamo così qual sono. Il Signore ha parlato. Io credo che Dio si indirizza ad ognuno di noi. Noi vogliamo riconsacrarci a Lui, dicendo con tutto il nostro cuore: Caro Signore, nostro Dio, la tua volontà sia fatta. La tua volontà sia fatta. Noi desideriamo che Dio operi in noi l'ubbidienza alla Sua parola. E che la Chiesa sia una pura sposa parola, che non tollera alcuna strana dottrina né alcuno spirito strano, ma soltanto l'insegnamento che viene da Dio e che ci viene rivelato tramite lo Spirito Santo, possa accadere oggi, in questo luogo e ovunque, che Dio raggiunga il suo scopo con ciascuno di noi. Alleluia. alleluia, alleluia. Ringraziamo insieme. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua santa parola che rimane per sempre, per la rivelazione tramite il tuo spirito, per la guida tramite il tuo spirito in ogni verità. Alleluia. Alleluia! Alleluia! Oh Dio! Oh Dio! Oh, God. oh Dio! Alleluia. Alleluia! Lodate il Signore! Lodate il Signore! Lodate Dio! Alleluia! Christ Christ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Cantiamo insieme Sono forte, sono forte. quali parole pensiamo adesso In Levitico 17 verso 11 La vita è nel sangue Isaia capitolo 53 Quando egli diede la sua vita in offerta per il peccato egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni Noi potremmo andare in Ebrei, anche in Primo Pietro, capitolo 1, né con oro né con argento siamo stati redenti, ma con il prezioso sangue dell'agnello, in cui c'era la vita divina. E questo sangue parla meglio del sangue di Abele. Ci rende liberi, alleluia. Dio sia ringraziato, schiera riscattata del Signore. Ringraziate il Signore, glorificate la potenza del suo sangue. Satana, l'angelo distruttore, deve passare oltre, egli non può toccarci. Egli non può toccarci, alleluia. Quando il Signore. Vede il sangue? Questa è la nostra protezione. E noi tutti crediamo con tutto il nostro cuore nel sangue dell'espiazione e della redenzione. Ancora una domanda. C'è qualcuno qui che vuole essere battezzato? Che ha ascoltato la parola? e che crede adesso e vuole fare un patto di buona coscienza con Dio e che vuole essere battezzato biblicamente, allora alzate semplicemente la mano affinché possiamo vedere. Fino ad ora vedo soltanto una persona. Fratello Rus, tu ne vedi tre sulla balconata? Sì. Possiamo avere i battesimi oggi? Se il Signore tarda, possiamo anche averli fra quattro settimane? Cosa dite? Oggi? Oggi va bene. Sempre, quando la parola viene annunciata e quando le persone vogliono essere battezzate, allora è il tempo giusto. Poi mi è stato chiesto di annunciare... Dio volendo, e se il Signore tarda ancora, noi stiamo programmando per l'anno prossimo un viaggio in Israele. Penso per il 2 o il 3 maggio, è di lunedì, fino a venerdì 13 maggio. E la compagnia aerea vuole che ci registriamo in modo vincolante affinché. Si possano prenotare i posti per un eh, numeroso gruppo. Dunque, chi ha intenzione di venire con noi, ce lo faccia sapere. Potete sedervi. Dio ci benedica tutti. Amen.